autunno, stagione dei viaggi. E una statua veramente avventurosa è arrivata a Villa Borghese in Roma. Paiono duri e scomodi i mezzi di locomozione in confronto col pregio della viaggiatrice. Per le sale della villa bisogna trasportarla a braccia, come una paralitica, lei che ha attraversato i secoli. Le sorelle e fratelli, figli del Bernini e del Canova, spalancano gli occhi di marmo, curiosi anch'essi di conoscere questa gloria del loro popolo di statue. Eccola, è la Pietà Rondanini, l'incompiuta di Michelangelo ottantenne. Dai conti di San Severino l'ha acquistata il comune di Milano pagandola oltre 150 milioni. Ma il sindaco Rebecchini con i professori Dossà e Lavagnino inizia il pellegrinaggio dei romani che vogliono dirle addio prima che emigri. È una nuova visione della pietà e anche un presagio della più audace scultura moderna.